Il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 1 marzo inizieranno le vaccinazioni per i fragili, la quarta dose per i fragili. Oltre a questo c'è la proposta da parte del centrodestra di eliminare il Green Pass. Noi siamo andati a sentire quello che è l'umore della gente qui a San Benedetto, cosa ne pensa di queste due proposte. Se la legge dice se c'è da farla, io la faccio, non rifiuto mica. Sul fatto dell'abolizione del Green Pass che ne pensa? È d'accordo o meno? Bravo, non meglio che non parlo dopo, dai, su, dopo dovrei dire tante cose. No, ce lo vuole, Green Pass ce lo vuole. Infatti il 24 in Inghilterra ci sarebbe questo libera tutti, anche in base a questo la Lega vorrebbe abolire. No, non sono d'accordo. Lei invece che dice? Lei sulla quarta dose i fragili è d'accordo dal 1 marzo? Dal 1 aprile. Se si dovrebbe vedere meglio com'è, sono d'accordo perché se fa bene a noi di una certa età dovrebbe andare bene, però quando è troppo. Sull'abolizione del Green Pass che ne pensa? È d'accordo? Il Green Pass sì, è meglio che lo abolisco perché sennò è troppo casino. E se siete d'accordo meno ai fragili dal 1 marzo? Non mi parlare di vaccino. Sei d'accordo? D'accordissimo. Io ho fatto la terza, farò anche la quarta se c'è bisogno. E sul fatto della proposta di togliere il Green Pass da parte del centrodestra dopo il 31 marzo? Non sono d'accordo. Quindi è meglio prorogare? Sì, è meglio. Prevenire è meglio che curare.